modo di rapportarci peer-to-peer, cioè testa a testa. Un eletto del movimento per noi è un portavoce, quindi porta la nostra voce. Al momento che fa determinate cose, noi siamo i primi che gli diciamo: guarda, questa cosa non la devi fare. Il giornalista Quindi vecchio stile. stai censurando, è la libertà. No, non censura, no, non è una censura, non è una censura. No, La nostra non è una censura, la nostra è una questione di. In nome della libertà opprimi la Non libertà. è un'oppressione, perché se noi ti chiediamo a te, vuoi farci da portavoce? È Ok, facile. devi ritirare, cioè devi rinunciare a queste X soldi. Non lo fai? Ok, non è una censura, puoi andare dove vuoi, non ti vuoi alleare a noi. Questo qua vale anche per chi dice, cioè vale anche per coloro che vogliono entrare nel nostro mondo come giornalisti in movimento. Cioè, io vi sto dicendo questo per avvertirvi, perché se credete veramente in una libera informazione, dovete essere liberi di dire ciò che volete, come io posso dirti che la penso diversamente. Al di là della censura, poi ognuno può fare la sua strada, che è diverso. Non ti puoi presentare come deputato del Movimento 5 Stelle e poi minacciare di querele, perché per noi la querela è una forma di oppressione da ricchi, perché chi fa le querele sono i potenti, non è le persone per strada. Cioè, se tu scendi e parli nel mercato, il mercato è aperto. E questo lo dico solo per un motivo, perché quando noi facciamo delle discussioni in rete, il giornalista estrae solo ciò che gli interessa per creare, quando noi siamo in piena evoluzione come dialogo, che è diverso, è molto diverso. Detto questo, ritorniamo al nocciolo. Che significa liberare l'informazione? Che avere un accredito verso il movimento, inteso accredito politico, significa per noi vi dovete liberare, non ci dovete chiedere come dovete pensarla, ma è esattamente il contrario, perché noi non facciamo censure, ma se tu dici una cosa, sei un giornalista libero, io ti posso apprezzare e non apprezzare. Ma devi rimanere libero, non puoi chiedere a noi o a qualsiasi persona istituzionale che ricopre delle cariche del movimento che cosa devi fare, perché ritorniamo all'origine dei mali, quello che noi vogliamo abbattere. Quindi è giusto che ognuno, visto che siamo tutte teste pensanti, il giornalista in teoria ha la capacità di trasporre in testo in modo un po' più divulgativo. divulgativo per tutti, quindi ognuno si crea il suo spazio. Tralasciando l'albo dei giornalisti, il fatto della gestione finanziaria, quindi fondi all'editoria e così via, fino ad ora noi vogliamo abolire completamente, perché concettualmente è sbagliato mantenere una cosa, un carrozzone, mentre tutti quei soldi che girano intorno all'informazione potrebbero essere utilizzati per incentivare nuove attività. Perché è inutile che una persona. Allora, come funziona in questo momento? Un partito, anche il più piccolo inesistente, si crea due fogli di carta e chiede rimborsi all'editoria. E sta dando i soldi e continua a mantenerle. Mentre per noi l'informazione deve essere libera, hai un progetto, lo metti in piedi, puoi avere dei finanziamenti, ma legati allo start-up, perché la crisi attuale non è attuale, esiste perché ci siamo ingabbiati da soli, cioè ci siamo ingabbiati da soli. Quindi io lo sto dicendo perché quando mi parlate di canone RAI, cose, quelle sono tutte cose che noi vogliamo azzerare per poter riportare in maniera propositiva una spartizione che sia equa per tutti e meritocratica. Perché fondamentalmente quello che manca in Italia è la meritocrazia.
cioè non c'è la, il problema non è la fuga dei cervelli, sono i corpi delle persone vuote che rimangono qua. Cioè, se tu mi metti le se tu mi dici dagli anni 90 noi abbiamo fatto dei referendum, rimborsi elettorali, la chiamati come ti pare e sono illegittimi, mi dici la legge elettorale e sono illegittimi, cioè ieri è uscita Consulta, quindi che stiamo dicendo? Che noi dagli anni 90 a oggi la Seconda Repubblica è illegale completamente. Questo però è stato avvallato anche da chi fa informazione tra virgolette ufficiale, perché noi su internet l'abbiamo sempre scritto. Dove sta il problema? Che adesso chi fa informazione ufficiale come riscrive le pagine di storia che devono presentare agli studenti liceali, così, cioè che ci scrivi? Abbiamo scherzato per 20 anni, abbiamo scritto un sacco di stronzate, inventate qualche cosa, quindi io ti taglio qua e se, l'informazione si spera che qualcuno apra la mente e scrive ciò che pensa realmente, senza avere la paura del contrasto di opinioni. È quella la nostra bellezza, quella è la nostra forza, quella è la nostra forza reale. Alberto, io ringrazio Alberto perché ci ha dato veramente un esempio di quello che è, diciamo, il movimento, il pensiero del movimento. Noi che siamo giornalisti di movimento, non attivi al Movimento 5 Stelle, ma ci riferiamo a questo, cerchiamo anche di creare questo trend culturale a livello, all'interno della RAI, ma ricordatevi che essendo una cinquantina di giornalisti su circa 1700, ricordati che siamo non schiacciati di più. Allora che succede? Non è che noi vogliamo un patronage politico o un ombrello politico, perché me ne frego che Roberto Fico oggi sia qua o meno, non mi interessa nulla, l'importante è che noi questo messaggio riusciamo a farlo passare al maggior numero di colleghi e colleghe, scrittori, ragazzi che lavorano sul web, persone che comunque che lavorano in informazione, perché senza trend culturale, cioè noi possiamo dire che dobbiamo essere liberi, ma quale libertà se non comincia anche dalle figure apicali, quindi i direttori che dicono tu scrivi questa cosa senza nessun tipo, diciamo, di laccio e lacciolo, ecco, chiaramente. Se non sai che succede, sai qual è la cosa che accade immediatamente all'interno delle redazioni dei giornali? E tu attacchi il direttore del giornale perché non è libero, il direttore del giornale non è che se la prende con te che l'hai attaccato, se la prende con chi lavora con lui, e la prima cosa che fa è ti estromette dal lavoro. Cioè se tu attacchi Orfeo, il TG1, gli dici Orfeo fa un telegiornale di parte, fa un telegiornale, lui non se la prende con te, non è che dice altro, ma per stelle, quale motivo, ma per quale motivo accade questo comunque sia? Perché la gestione del budget è data ai direttori di giornali, non prendeteci in giro, noi in rete sappiamo esattamente come funziona. Se tu mi dici, ti faccio un esempio, anzi non lo dico il nome, però ti posso dire, non dico i nomi, ma tanto li conosciamo. L'informazione è l'informazione, voi l'avete tagliata talmente alto che escludendo tutti quelli che lavorano in rete, quindi io che mantengo in piedi i siti e che hanno milioni di utenti, perché sotto campagna elettorale io ho raggiunto una penetrazione di rete di 25 milioni di persone in lingua italiana. E voi non sapete come mai il movimento ha fatto l'exploit? No, perché per voi sono invisibili queste cose. E quindi, escludendo quelli, parlando della vostra gerarchia, e parlo vostra perché per noi, oltre alla cassa politica, c'è la cassa dei giornali, i vostri schiavi guadagnano 2 euro lordi articolo. E quando ti dico i vostri schiavi è perché avete 80.000 persone registrate all'albo che però sono pubbliciste, quindi non contano assolutamente nulla. Alcuni guadagnano fior di contratti. E dopodiché dall'altra parte avete i direttori di giornali che guadagnano 10 milioni di euro l'anno. 10 tu, ognuno guarda il suo, io dico da 10 in giù, sicuramente. Precisiamo una cosa, tra i pubblicisti ci sono quelli che scrivono di ingegneri,
i medici, i segnali. Sì, no, ma io non voglio già questa rimarica. Hanno soldi quadrini in tasca. Sì. Non sono non voglio entrare in questa tematica. Sto pagando. Devi capire che il pubblicista fa un altro mestiere, ma poi scrive anche per cui ha già un reddito. Mentre il giornalista vive di reddito di lavoro. E ce ne stanno tanti. Non sto dicendo quello, non voglio entrare in questa problematica, non è quello il mio. Non mi interessa come tematica. Voi della rete fate le analisi del sangue a chi vuole entrare in rete e poi mi parli di libertà di stampa. Tu, certo. Ma come fai a parlare di libertà di stampa? Certo. O di informazione libera? Cerca di essere coerente. Noi siamo coerenti. Ma non siamo coerenti. Guarda, in origine, però, attenzione, come il discorso dell'ordine, i fondi per l'editoria, come al solito, molte cose in Italia sono nate bene, sono finite male, come hai detto giustamente, De al Carozzone, aspetta. Però i fondi per l'editoria all'inizio, tanti anni fa, erano nati poi proprio per difendere le piccole testate, come oggi la rete. Attenzione, cioè, ma pare che il privato è sempre stato non è che si mi finanzia un privato, magari selezione democratica di giornalisti in questo paese, che attraverso l'orientamento delle varie posizioni, cioè, sono nate veramente le grandi realtà. Però convenire sul fatto che noi discutiamo su quello, però sì, allora, cioè, ne convenite sul fatto che i fondi all'editoria è solo una delle facce della gestione economica, che sono svariati miliardi di euro, perché oltre ai fondi, all'editoria fissi ci sono anche quelli per traverso, cioè ne esistono i fondi diretti e indiretti, quindi un euro a testa all'anno. Con questa gestione attuale, dove non si sa nulla se non la quantificazione finale, dove la politica hanno fatto, perché la politica ha creato questo carrozzone e lo mantiene, perché almeno viene salvaguardata, perché quando ci sono persone, personaggi politici che fanno sparire miliardi di euro allora insaputa, noi vorremmo sapere ma dove sono andati a finire, visto che non lo sa nessuno. Cioè, quindi ce la il discorso è chi fa informazione la deve fare dritta per dritta. Noi ce la dobbiamo prendere o con Europa, che magari vende due copie, o col Secolo d'Italia che vende due copie, che però vanno a finire su tutte le rassegne stampa. Esatto. Distinguiamo facciamo che è avvenuto, cioè il carrozzone, rispetto alla bontà dell'iniziativa in origine. Esattamente, cioè, ma quello che stavo dicendo, noi siamo qua oggi, qui è perché si è aperta una finestra, la finestra che può essere aperta deve, allora quando tu ti affacci alla finestra è vero che tu guardi giù, ma anche è anche vero che ti guardano dentro, quindi se si apre una finestra lo facciamo, non c'è problema, perché come lui ha detto e ci ha accennato, è normale che se tu spari contro quello che è il tuo capo redattore, dopodiché ti uccidono, perché la gerarchia pretende i soldatini. No, ma tu, ok, io sto dicendo questo. Quando tu vai a difendere un'idea e ti avvicini a un'idea come la nostra, dove l'opinione pubblica in questo momento, i giornalisti sono chiusi, etichettati per quello che ho detto io. Cioè io non è che mi sono inventato cose, cioè non ho la difficoltà a parlare con persone che lavorano nell'ambito dell'informazione e sono giornalisti come possono essere loro, così, però ti garantisco che quando si presentano in una platea più ampia con persone comunque sia culturalmente e più che altro non hanno le informazioni necessarie per saper valutare, ti aggrediscono, perché viene etichettato come giornalista, ma questo succede a tutti gli istituti, perché effettivamente è ciò che esce fuori, visto e considerato che giusto ieri, l'altro ieri è uscito sul blog di Bianca Berlinguer e ieri stesso Figo ha fermato quei 700 milioni, cioè sono stupidaggini, ma tu non puoi, non sono stupidaggini, servono, sono paletti che uno deve smontare
pezzo per pezzo, ma si fanno gradualmente, cioè non andiamo di fretta, cioè noi abbiamo un paese devastato, quindi io non sto dicendo domani e poliamo l'arco, ma cerchiamo di risolvere prima internamente quello che c'è. L'hanno voluti cubitosi, allora perché Figo non chiedere dimissioni cubitosi? Subito lo vogliamo chiedere, facciamo un passo ulteriore. Guarda, io sono d'accordo, ma lo chiediamo. Allora, il discorso è questo: ciò che vi manca a voi nel nostro metodo di comunicazione è questo. Voi pensate che Figo decide X? Se state dicendo chiediamo le dimissioni, noi come rete chiediamo le dimissioni e Roberto Figo, visto che è il nostro portavoce, va lì e le chiede. Questo è il nostro modo di agire. Questo è il nostro modo di agire. Questo io sono qui. Senti, io direi una cosa. Aspetta, io dire una cosa sola. Scusa, Leonardo, e poi risposta, non è un dibattito a questa riunione, questi sono comizi, dai. No, vabbè, perché non sono, anzi tu forse hai detto delle cose, non avete preso come commissione di vigilanza Fico posizione nei confronti della Berlinguer, che nonostante una direttiva del direttore generale chiede che nessun direttore conduca telegiornali, e questa sono 6 mesi, unico caso in tutte le televisioni del mondo che conduce il telegiornale. Ma questa è una cosa alla palissiana, ma noi l'abbiamo scritto adottare la delibera fatta dal dubitoso, e quindi smentisce se stesso, in realtà, perché lui non fa niente. È una cosa vergognosa che ci abbiamo questa, sempre che esatto, ci deve dire. Ma noi, se non abbiamo le informazioni adeguate, non possiamo agire di conseguenza. Noi abbiamo scritto sulla Bianca Berlinguer, ne scriviamo perché i personaggi si conoscono, e il come agire, che il Figo è rimasto con la bocca aperta, che non ci credeva che 35 posti per 35 assunzioni fatti d'accordo dal direttore generale col sindacato. E che cosa? Perché hanno una scuola esattamente, ma scuole. Volevo dire una cosa, solo una cosa, Gianluigi, scusami, questo che tu dici, poi il comizio, il dibattito che si è creato, è proprio lo spirito con cui ci siamo avvicinati noi. No, scusate, solo per dire, giornalisti in movimento si pone anche da tramite con questa area culturale, perché quest'area culturale se no va avanti per conto suo e fa giustamente il suo lavoro senza che nessuno gli spiega quello che deve fare. Allora noi, così come abbiamo fatto in Rai, allora non gliene frega manco niente di sapere quello che devono fare. C'hanno il 25% dei consensi in Rai, il 25% delle persone hanno votato il Movimento 5 Stelle. Il discorso qual è? Bisogna far capire a chi non sa le realtà specifiche di alcuni settori e che li vede come se fossero dei settori da disintegrare, da disgregare, cioè far capire che queste realtà esistono e possono essere possono continuare il loro lavoro che è stato purtroppo fino ad oggi è cambiato, si è trasformato in peggio, ma noi dobbiamo tornare al meglio di quello che possiamo dare come giornalisti, come dipendenti della RAI e come uomini di comunicazione. Lo facciamo grazie a loro, cerchiamo di farci capire quali sono le cose da buttare e quelle no, perché se no per noi si butta tutto il papiro. È questo motivo per cui fateci capire perché quelle cose siamo salvate, le competenze. In Rai, come nella maggior parte delle cose, ma parlando, visto che sto parlando di Rai, in Rai non c'è meritocrazia, perché noi lo sappiamo perfettamente che le persone che stanno lavorando in Rai sono pochissime, perché sono persone che servono, comunque sia qualcuno che lavora, ma su 5 persone 4 sono stati messi là per clientelismo, nepotismo, e uno per lavorare che fa lo schiavetto. Non prendiamoci in giro, o quantomeno ognuno può prendersi in giro da stesso, ma all'occhi nostri della rete, che abbiamo le informazioni e controinformazioni, che è sempre un metodo di comunicazione, noi poi siamo cattivi, siamo molto cattivi. Allora, mi aspetto che venga annullata quella assunzione,
Utilizziamo questa loro. Mi aspetto che la Berlinguer non la vedo. Hai capito? Utilizziamo questo consenso che c'è. Non lo facciamo. Meritano. Non è che possiamo guardare bene per fare. Siamo su, ragazzi. Adesso c'è un piccolo buffet. C'è qua, mangiamo tutti quanti e poi mangiamo. La telecamera che questa iniziativa diventi no Moloch, guarda, se non ci fossi tu, mannaggia miseria. Cioè mi sono rimaste domande qua, vabbè, però perché sono vai dai, questo dovrebbe essere uno startup, eh.